Mia dolcissima Noretta, credo che questa sia proprio l'ultima. Per ragioni misteriose mi sembra preclusa qualsiasi speranza. Il Papa non può far niente, neppure dimostrativamente in questo caso, perché avevamo tanti amici a schiere. Non una voce che io sappia si è levata sin qui. Di voi ho ricevuto la sola lettera del giorno che volevo portare sul petto così per farmi compagnia all'atto di morire, ma si è perduta nel pulire la prigione. Per quanto abbia chiesto, non ho saputo altro. Quasi pensavo di aver fatto qualcosa di vergognoso, ma il meccanismo è il meccanismo che deve essere così. E da voi devono aver consigliato, proibito di fare qualsiasi protesta che io non so, ma non sarebbe servita a nulla, ma avrebbe dimostrato che io qualche persona cara l'ho ancora. È stato tutto freddamente determinato. Per me è finita. Ricordatemi un po', per favore. Io sono cupo e un po' intontito. Credo non sarà facile imparare a guardare e a parlare con Dio e con i propri cari. Ma c'è speranza diversa da questa? Qualche volta penso alle scelte sbagliate, tante, alle scelte che altri non hanno meritato. Poi dico che tutto sarebbe stato uguale, perché è il destino che ci prende. Mentre lasciamo tutto, resta l'amore. L'amore grande. Grande per te e per i nostri frutti di tanta incredibile e impossibile felicità. Che di tutto resti qualcosa. Ti abbraccio forte, Noretta mia. Morirei felice se avessi il segno di una vostra presenza. Sono certo che esiste, ma come sarebbe bello vederla.